Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele, faccio l'apicoltore. Stiamo proseguendo con il controllo di tutti gli apiari dopo le ferie. Adesso sono sull'apiario dedicato alla produzione di falso indaco. Adesso il falso indaco non c'è. Puntiamo alla produzione di zucchino selvatico. Adesso vi faccio vedere tutta quell'erba che cammina sopra al falso indaco. Adesso è tutto zucchino selvatico, è un rampicante che è veramente molto molto infestante. Allora, qui adesso non sta piovendo, infatti la pianta è abbastanza sofferente. Vediamo le foglie appassite e comincia a ingiallire. Comunque sta cominciando a mettere i fiori, la prima fioritura. Questa è una fioritura lunga, continua, quindi continuerà a mettere fiori, continuerà ad aprirsi e durerà tutto il mese di settembre. Quindi speriamo in qualche pioggia perché ha bisogno di piogge questa pianta qui e vediamo se riusciamo a fare quest'ultima produzione, quest'ultimo colpo di coda. Comunque non è questo lo scopo del video di oggi, lo scopo del video è quello di guardare dentro i nostri alveari e vedere se sono pronti, se si stanno invernando nella maniera corretta. Questo è l'unico apiario su cui manterrò i melari. Su tutti gli altri apiari verranno tolti, solo qui manterremo i melari, puntando appunto a una produzione che sarà molto bassa, se ci sarà, di questo miele che è una rarità assoluta. Venite che apriamo qualche cassa e guardiamo un pochino quello che ci si trova dentro. Ok, cominciamo a aprire i nuclei. Abbiamo qui una batteria di nuclei, poi apriamo le casse vicino. Vedete che lo zucchino, insomma, è questo qui. È veramente molto 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 invasivo, cresce a vista d'occhio. Ecco, questi sono i futuri fiori che stanno mettendo. Qua si apre, danno polline e se piove danno anche del nettare. Vedete qui è completamente invaso da questo zucchino, completamente. Sotto c'è la pianta di falso indaco, completamente ricoperta da questo zucchino che cresce veramente a una velocità smisurata. Adesso vediamo un pochino di guardare dentro a questi alveari, sperando di trovarci cose positive. E poi settimana prossima cominciamo al cambio dei melari su queste famiglie qui. Dobbiamo cambiare i melari e cercare di portare a casa per dividere se ci sarà una produzione. Allora, qui il melario qui è abbastanza popolato. Vediamo se hanno portato su qualcosa. Sì, il miele ce n'è. Stanno percolando, cosa abbastanza scura. Meglio di niente. Adesso qua ci organizzeremo per portare a casa questo miele qua. Ecco, questa è la famiglia. Direi che il nucleo in questione si sta presentando bene, un bel nucleo. Vediamo dentro com'è. La popolazione c'è. Il telaio qua in questione è pesante, c'è del nettare fresco, quindi stanno raccogliendo qualcosa. Anche di qua c'è tanto nettare fresco. Sono in raccolto. Allora, vediamo anche il telaio di sponda, molto pesante anche questo, decisamente. Anche qui c'è del fresco, qui c'è la covata che ha lasciato il posto a del nettare. La cosa mi dà un po' da pensare, strano, di solito dovrebbe allargare le covate, la regina, c'era su anche il melario. Adesso vediamo quello che troviamo invece all'interno. La parte centrale del nido, cerchiamo di capire cosa sta succedendo. C'è covata, questa cosa mi rassicura parecchio. C'è covata a tutti gli stadi. La regina è qua, la regina nuova di quest'anno da segnare. E
si sta comportando parecchio bene e c'è importazione. Qui vedo una discreta importazione. Quindi lasciamo sui melari ancora una settimana, visto che stanno raccogliendo, non so che cosa possono raccogliere adesso, e poi li verremo a togliere quando sarà il momento di raccogliere lo zucchino. Io qua vedo che c'è nettare dove ci deve essere la covata, qui c'è la regina comunque feconda che gironzola nel nido. Non facciamo nient'altro, non capisco questo atteggiamento. Adesso cercherò di stimolare la deposizione con una cosa che vi faccio vedere adesso. E nulla di più, perché c'è sempre il pericolo di inquinamento del miele. Vedete che qui c'è covata anche qui, cova un telaio sì, un telaio no. Insomma, questa resina qui deve un attimino trovare la quadra della situazione. Qua c'è un'altra sponda molto molto importante. Di conseguenza io questo nido qua lo battezzo come a posto. Un bel nido, devo dire, tutto sommato, che adesso andrò a stimolare con un prodotto particolare. Allora, il prodotto in questione è questo, della Dulcofruit, si chiama Happy Plant, e lo sto testando, adesso vediamo un pochino come sta, come va, e serve appunto per stimolare la covata. Quindi lui dice di aggiungere Happy Plant in nutrimento solido liquido nella misura del 2% dello sciroppo e poi va spruzzato sopra i favi. Io qui ho lo spruzzino, adesso qui vado a mettere dello sciroppo, sempre dello sciroppo della Dulcofruit. Ok, questo è 1 litro di sciroppo che lo vado a mettere dentro al nostro spruzzino. Lo spruzzino contiene circa mezzo litro. Andiamo ad aggiungere il prodotto nella misura del 2%, ecco qua, e poi andiamo a spruzzarlo. Teniamo qui all'ombra anche lo sciroppo, lo teniamo qui all'ombra, poi lo sciroppo che avanzerò lo andrò ad un nucleo in formazione. Mettiamo lì così non cade. Adesso è importante la nutrizione. Allora, se voi avete apiari che non raccolgono, adesso la nutrizione è indispensabile. Ecco, diamo una bella spruzzata. Questo non lascia residui sul miele, e poi viene dato in una quantità talmente piccola ed irrisoria che non creerà sicuramente adulterazioni. Ok, allora, il primo alveare sta bene, direi. Sta anche raccogliendo. Passiamo all'osservazione del secondo alveare. Qui a melario c'è molto meno. C'è solamente qualcosa qui nel telaino centrale. Anche qua un miele molto molto scuro, quindi sarà un amelato o roba del genere. Ok, vediamo che qui i favi sono molto molto costruiti. La popolazione anche qua è molto buona, devo dire. E cerchiamo di vedere un pochino quello che c'è. Valutiamo un po' lo stato di questi alveari. Qui la situazione è molto positiva, le covate sono veramente belle, così come le corone all'interno, corone molto spesse, le covate sono belle, le api sembrano molto pulite da quello che è la presenza di varroa. Adesso è importante anche valutare la presenza di varroa. Come facciamo a valutare la presenza di varroa? O facciamo un lavaggio con l'alcol, anche qui è tutto di covata, ecco, così deve essere il nido adesso, interamente di covata. Adesso facciamo o un lavaggio con l'alcol, o
facciamo un lavaggio con l'alcol oppure sforchettiamo un po' di covata, meglio se covata maschile, per cercare di individuare qualche varroa sotto perco. Adesso sforchettando la covata non dovremmo notare alcuna varroa sotto percolo. Qui c'è la regina, anche questa qua è una regina nuova da segnare. E direi che la famiglia qua sta davvero davvero bene. Davvero davvero bene. Questo piano qua ci ha fatto faticare all'inizio. Ci ha fatto faticare parecchio all'inizio questo appiario qua, perché ha preso un sospetto di avvelenamento, poi aveva un carico di varroa elevato, abbiamo fatto gli spruzzati a giugno, poi abbiamo fatto il blocco di covata a luglio e il trattamento a fine luglio. E devo dire che adesso se la cava davvero egregiamente. Questo è un nucleo che può facilmente fare una buona produzione se ci fosse un raccolto. Ecco, un nucleo così si inverna serenamente, senza troppe preoccupazioni. E se c'è qualcosa ci può dare ancora un po' di miele, perché le scorte ci sono, così come la covata e così come le api. Adesso la covata, da adesso in avanti, è tutta covata che sarà ape invernale, quindi devono stare bene le api. Noi dobbiamo essere sicuri che ci sia nutrimento necessario, altrimenti glielo dobbiamo fornire. Quindi adesso è l'ideale, il momento giusto è adesso, se vogliamo dare nutrimento proteico e aiutare così lo sviluppo del corpo grasso delle nostre api invernali. Adesso è veramente il momento ideale. Adesso qua, prima di inserire questo favo, devo pulire un pochino questi ponti, che veramente sono esagerati, altrimenti facciamo una strage di api. Vedete che c'è miele anche nei ponti, è una cosa estremamente positiva, quindi quel miele che ho trovato a Melario, con tutta probabilità è miele che è salito in questi giorni, da poco, su nel melario, e quindi stanno raccogliendo. Ho visto anche qua del nettare dentro, dove dovremo vedere prevalentemente covata, e quindi andiamo molto molto bene. Ok, allora anche questa famiglia qua, il melario era un bel melario abbastanza pesante. Vediamo che la popolazione sembra molto buona. Cerchiamo di fare piano perché ci sono tante api. E le covate sono estese, anche qui c'è nettare dove c'è covata. E quindi è una famiglia che sta raccogliendo. Sta raccogliendo. Si accaniscono un po' sulla macchina fotografica, ma non fa niente. Allora, io quello che consiglio di fare adesso, ragazzi, è stimolate. Se stimolate in questa maniera qua, potete farlo anche con sul melario, perché il produttore mi ha rassicurato che, dato in piccole dosi, come ho fatto adesso, non va a inquinare il miele, è immediatamente consumato, anche vista la sua appetibilità. È un po' come il prodotto B-Nectar, che va spruzzato anche lui, la stessa cosa, anche lì. Ci rassicurano che, dato spruzzato, non va ad adulterare il miele, cosa diversa se viene data una tasca. Comunque, noi adesso quello che ci interessa a noi è che le api devono spingere per essere più numerose possibili, e dobbiamo rassicurarci che non manchi nulla nell'alveare, quindi non deve mancare nutrimento nel senso miele, non deve mancare nutrimento anche nel senso polline. Assolutamente non può mancare, perché stanno nascendo le api invernali. Le uova di adesso, le prime larve di adesso, cominciano ad essere api invernali, che dovranno svernare fino a marzo, quindi dovranno vivere parecchio più a lungo delle altre api che abbiamo avuto fino adesso negli alveari.
quindi devono essere il più forte possibile. Oh, cassettino. Questo è il melario, devo dire che il melario praticamente è pieno. Adesso vediamo che se riusciamo a capire che miele c'è dentro. Tutto percolato, roba abbastanza scura, non scurissima, sarà un millefiori con della melata sicuramente, però un bel melario, proprio un bel melario. Questa postazione qua mi piace molto perché ha una fioritura, diciamo così, pressoché continua tutto l'anno, quindi si parte con le fioriture primaverili, oltre al tarassaco, molte altre fioriture qui in riva al fiume. Poi si va alla produzione di acacia. Quest'anno ho fatto anche un po' di colza qui. Guardate che belle covate, strepitose. Covate strepitose. Fatto anche un po' di colza, dopo c'è un po' di millefiori sottiglio, la morfa ovviamente, dopo c'è il millefiore sottiglio, abbiamo fatto questo millefiori qua dopo il tiglio e poi si punta direttamente alla produzione di zucchino. Questo alveare qua è bellissimo, veramente molto bello, ha tutto quello che gli serve, quindi io non vado avanti a disturbarlo anche perché vedo che sono abbastanza agitate e cominciamo a visitare invece quello che sono le casse. Quindi i nuclei sono tutti a posto. I nuclei sono tutti a posto, adesso andiamo a visitare invece le casse. Guardate qua che bel melario. Fantastico. Fantastico. Ok, questa è una delle casse, direi che anche questa qui sta discretamente bene. Una bellissima famiglia, qualcosa ha portato su a melario. Adesso aspettiamo la fioritura dello zucchino, vedete che c'è un po' di barbetta sotto al nutritore, segno che la popolazione davvero buona. Adesso vediamo cosa c'è sotto alle casse. Anche queste qua hanno subito spopolamenti, purtroppo. Il primo favo già completamente covato, abbiamo tanto nettare anche qui dove mi aspetterei di trovare covata, però essendo il primo favo reputo corretto questa cosa, quindi nel primo favo la regina cercherà di mettere più scorte che covata, l'ha covato per quando è ripartita dal blocco e adesso sta mettendo le scorte. Questo è tutto di covata fresca, questo qui è tutta covata fresca, adesso ne guardiamo ancora un paio, ma sono veramente belle, belle famiglie, molto belle. Penso che se non ci saranno reinfestazioni o altre sorprese, queste famiglie qua possano invernarsi veramente in maniera ottimale. Anche qui abbiamo tutta covata fresca, tanto polline che adesso è preziosissimo il polline. Avere polline adesso a settembre è veramente una risorsa indispensabile per l'alveare e qui ne abbiamo in abbondanza. Anche questo qua è un bel favo di covata. Io direi che la visita può fermarsi, anche se non ho visto la regina, vedo il favo adiacente che è tutto di covata anche quello, quindi mi ritengo molto tranquillo per questa famiglia. Quella a fianco, vediamo un pochino come sta.
Così a prima vista direi che sta parecchio bene. Molto caldo ancora. Allora, qui la sponda è ben popolata. Anche qua abbiamo del nettare fresco, una sponda molto abbondante. Se la prendono con la fotocamera in una maniera incredibile. Qui c'è covata. Covata nascente, larve, qui ci sono uova e andiamo bene anche qua. Andiamo parecchio bene, proviamo a tirare su ancora qualche telaino. Vedo che le api non sopportano la GoPro, purtroppo. Qui c'è nettare dove ci dovrebbe essere covata. In questo apiario, insomma, l'importazione è ancora discreta. Qui ci sono le uova e quindi possiamo fermare qua la visita, perché assolutamente questo nido qua è a posto, è inutile che lo faccio passare tutto da cima a fondo. Quindi siamo a posto. Questa è un'altra cassetta della fila. Era quella vicina, anche questa qua molto bella, molto forte. Questo è il telaio, è un telaio di sponda che ho tenuto fuori, adesso glielo ridò perché la famiglia è parecchio grande. Anche queste qua sono tutte casse che se ci fosse produzione darebbero buoni raccolti. Stanno raccogliendo, eccola qui la regina. Stanno raccogliendo nettare molto molto scuro, molto molto scuro, quindi sarà della melata anche qua. E se vogliamo fare zucchino, la melata non ci dovrebbe essere perché va a sporcarci tutto. Qui è tutta covata fresca che poi continua, la regina l'abbiamo già vista, la sponda è una sponda completa, quindi anche questa famiglia qui diciamo che è molto buona, molto molto buona. L'avevo lasciate un po' scarse queste casse qua, le ho trovate in buona forma al ritorno delle ferie. Segno che i trattamenti hanno funzionato, segno che hanno trovato nutrimento senza buchi e quindi la famiglia adesso si trova in questo ottimo stato. Allora ragazzi, questo video magari un po' lunghetto è per farvi vedere un pochino quello che c'è da fare adesso. Adesso io sto integrando su tutte le famiglie, tranne quelle che hanno melario con candito proteico. Le famiglie che sono un po' scarse di numero le vado a stimolare. E queste qua le vado a stimolare lo stesso perché sto puntando al raccolto, quindi vado a stimolare lo stesso anche queste. E il giro di stimolazione con lo spruzzato dato a mo' di api erbe, così lo farò comunque su tutte, perché penso che queste api qua siano davvero importanti per la prossima stagione. Ok ragazzi, quindi questo mese per gli abbonati super faremo una live sul server Discord in cui parleremo di nutrizione per invernamento e parleremo anche dei controlli da fare per valutare la buona riuscita dei trattamenti. Quindi abbonatevi, avete tempo ancora una decina di giorni per partecipare alla live e abbonandovi avrete accesso anche a tutte le live passate che oramai cominciano ad essere abbastanza numerose. Io vi do un saluto, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi! L'apicoltore in sintonia con la natura, stare all'aperto in montagna con ardura, sentire le api, capire il loro ritmo, ogni giorno commuoversi nel miracolo che ammiro.